pensi un po' più subito, così pensi bene, pensi bene. Infatti Bomber ancora si addice poco, però sono resto fiducioso, dai, per sperare di portare a poco sudato, farlo crescere un pochino, dai. Partiamo dalla prima partita, Vercelli perso male, tu hai avuto questa grande possibilità di poter pareggiare, non ci sei riuscito, poi quattro risultati, quattro vittorie di fila, e poi Padova si è incartato. Che idea ti si fa? L'ispirazione da a questi risultati non positivi con le squadre medie? Guarda, sono tanti fattori, no? Probabilmente iniziando ho preso un entusiasmo, una condizione anche di forma, no? Che è importante, anche una certa, no, stabilità nei ruoli, nelle posizioni, no? E poi arriva quello che non ti aspetti mai, che sono gli infortuni, perdi condizione, poi ritrovare le posizioni in campo, perdi tante cose e non dobbiamo attaccarci a nulla poi, Però sono tanti aspetti, viviamo un momento un po' difficile, si può dire, dove i punti ne stiamo facendo pochi, però stiamo lavorando bene come squadra, come gruppo, e credo che, spero che la ruota torni a girare dal lato nostro, me lo auguro. Prima della partita con l'Albino Lef, il mister aveva indicato, poi aveva puntato il dito sull'attacco, specialmente da quello che avevamo visto, non avevamo visto Sesto Santo. Poi dopo la partita sabato è venuto fuori questo dito puntato, chiamiamolo così, queste critiche alla difesa. Dov'è che il Padova manca dell'equilibrio necessario secondo te per poter giocare? È tutto giusto, prendete il gol alle volte veramente incredibile. Guarda, io non lo so, io penso che quando il mister parla si riferisce proprio puramente a livello tattico, perché poi i gol li fai e li subisci, siamo sempre una squadra, cioè, nessuno punta il dito contro nessuno e non succede questo. E dove non va, ti ripeto, tante cose, quando inizi poi a non fare punti, ti demoralizzi, perdi fiducia, autostima. E più sotto la luce. Non è sempre semplice venirne fuori. Spesso poi la cosa più facile diventa la cosa più difficile da fare, si incasellano tante cose e vai in difficoltà. Quindi ti ripeto, dobbiamo guardare al positivo, dobbiamo guardare avanti alla prossima partita con Renate, dove c'è la possibilità di riprendere. Quindi questo è guardare indietro, ormai è andato, possiamo partire da domenica. La classifica è corta, no? Perché alla fine affrontate la prossima partita con Renate, che ha 4 punti più del secondo, diciamo. Ma in Padova vale il decimo posto di oggi? No, io mi sento di dire assolutamente di no. Poi purtroppo stiamo vivendo tante partite, e questo è il calcio dove gli episodi la fanno proprio da padrone, quindi lì tante volte quando guardi il singolo episodio dipende anche un po' come ti gira, come ti va. Siamo meno bravi a indirizzare la partita da nostro favore, forse. E quindi mi sento di dire di no, e spero, anche visto il fatto che la classifica sia corsa, di corta, di fare dei buoni risultati per riprendere posizioni avanti. Il primo posto che vi stanno dei punti, poi comunque avete vinto a Pordenone. Guarda, penso che vista la nostra situazione attuale sia più corretto e giusto anche mentalmente pensare di partita in partita, e quindi torniamo a fare risultato, punti, vittorie, poi dopo si vedrà dove si arriva. Senti, l'ultima cosa, tu hai vinto un campionato col successo. La domanda ti è stata già fatta, però vorrei capire, avete vinto più di 11 partite 1-0, che cosa potresti imparare e trasferire, se è possibile, dell'esperienza dell'anno scorso in questo parco? Anche qua sono tanti fattori, sicuramente questi sono i momenti difficili di cui parlavamo anche inizio anno, quando andava bene. Adesso arriva un momento difficile ed è lì che deve uscire la forza del gruppo, del singolo giocatore, del singolo ragazzo, che tira fuori quel qualcosa in più di personalità, di voglia, di fame, di grinta, che ti fa voltare. Io credo in questo. Voglio tornare invece a te, perché giustamente prima dicevi, perché Mami Bomber, aspettiamo un attimo, perché per una puntata così, anche per sfortuna, perché ha avuto la nazionale che viene dottore pochi giorni di DT,
ritiro, poi c'è stato il problema di sessione della caviglia. Come, perché il mister poi ha detto l'ho fatto giocare in coppia, perché comunque ha bisogno in questo momento di mettere le gambe, anche perché se è un attaccante strutturato, se sono metà di condizione, ci vuole magari un po' di più punto 6, perché insomma lì davanti. No, io sto bene, sto sempre meglio, credo che la partita in Coppa mi abbia dato minutaggio sulle gambe. E, per quanto riguarda la sfortuna, posso dirti sì dal punto di vista degli infortuni, okay, ma sul lato realizzativo no. Prendo le mie responsabilità perché potevo fare meglio, posso fare meglio per il futuro, è quello che mi auguro, che sto cercando di fare, lavorare per questo. L'ultima cosa, in ottica della prossima partita con Renate, perché insomma è un po' di domenica di faccio di turno in cui si dice che resta un po' la partita della svolta, no? Per riprendere il trend, poi la fine viene sempre rimandata. Ce lo auguriamo. Cosa facciamo? Andiamo in campo per vincere come abbiamo fatto questo sabato e le altre partite. Purtroppo poi il campo risponde e in questo momento non sta rispondendo positivo per noi, ma sono sicuro che continuando a lavorare e poi quando perdi brucia, non è che non brucia, più perdi brucia e poi la reazione mi auguro arriverà, sono convinto. Perché poi all'interno dello spogliatoio quando c'è molto più. Così ci si demoralizza, vedi che alla fine arriva la vittoria, come un po'. Sì, quello che dicevamo poco fa, questo è il momento dove bisogna tirar fuori qualcosa in più dal punto di vista umano. Avete scoramento tra di voi? Ma no, beh, è normale che quando non vinci è tutto più pesante. Però no, assolutamente, anzi noi abbiamo anche parlato di gruppo e quindi no, c'è voglia e entusiasmo per ritrovare l'entusiasmo della domenica, delle vittorie, dei punti, questo qua.